Siamo ad Iglesias per seguire il secondo appuntamento di Notteggiando, una manifestazione estiva che si svolge ad Iglesias, vero Simone? Ma certo, siamo ad Iglesias, oltretutto Notteggiando si svolge ogni venerdì dei mesi di luglio e di agosto e devo dire che se voi siete a casa in questo momento che guardate via streaming questo nostro appuntamento che troverete ogni venerdì, alzate il vostro sedere dalla sedia e venite qui ad Iglesias perché... Poi vedrete. Quindi spiegheremo nel dettaglio in cosa consiste Notteggiando. Possiamo già iniziare a dire che è una manifestazione organizzata dall'Associazione Centro Città di Iglesias in collaborazione con il Comune. È un'importante manifestazione che tende a valorizzare il centro storico a favore quindi delle attività commerciali e del turismo. Quindi come dice Simone vi invitiamo a venire a trovarci per vedere questa fantastica cornice di colori e di musica che vi aspetta. Anche perché ne vale veramente la pena. Io sono reduce, chiedo scusa, prima di iniziare la diretta, vedi poi c'è tanta allegria, a me piace questo, ci sono i bambini. Comunque dicevo, prima di iniziare la diretta ho mangiato, chiedo venia, ho mangiato un bombolone alla crema appena fatto, buonissimo. Ah ma diciamolo, quindi Notteggiando è anche degustazione. Infatti soprattutto c'è, per me. Oggi c'è una particolare degustazione se non sbaglio, quella della bruschetta a pane e pomodoro. Buonissima, poi ho visto anche la panada, ho visto un bel po' quindi, di cose. Cosa dici, andiamo in giro a vedere un po' cosa ci aspetta? Penso proprio di sì, seguiteci. Passeggiando lungo le vie del centro storico abbiamo incontrato, guarda un po', il presidente e il vicepresidente dell'Associazione Centro Città, quindi io chiedo subito a loro un'opinione su questo venerdì. Mi sembra, io ho messo il naso fuori al negozio adesso poco fa, però mi sembra insomma la sensazione è positiva sicuramente, tanta gente contenta di stare in giro, mi sembra insomma che stia andando tutto bene. Voi che avete già girato, cosa ne dite? No, noi siamo felicissimi, siamo in attesa di degustare qualcosa perché Simone mi ha raccontato che ci sono delle degustazioni interessanti, quindi noi cercheremo di assaggiare. E invece volevo sapere, ci sono delle novità rispetto agli scorsi anni, come sì, l'isola pedonale, giusto? Sì, c'è l'isola pedonale, abbiamo poi istituito varie zone per i bambini proprio nell'isola pedonale, perciò i genitori che hanno bambini possono lasciare i bambini lì a giocare e muoversi per la città. E quest'anno stiamo promuovendo un po' di più la cultura, cioè stiamo cercando di fare degli eventi che siano un pochettino, che attirino un po' di più anche il pubblico, non solo salottiero della città, ma il pubblico è quello che si interessa di più alle cose culturali. Abbiamo anche uno staff, noi, che ci segue con grande interesse e grande operosità, quindi siamo molto contenti di questo. Eccoci qua, Manu, noi ci troviamo nell'area pedonale, incrocio, Piazza Sella. Brava! Ecco, dicevo, perché c'è un gruppo eccezionale, oltretutto ce l'abbiamo noi alle nostre spalle e loro in questo momento parlano. In questo parliamo di un gruppo musicale, i 5 Amori Little Brass Band, che è composta appunto da 5 elementi cresciuti insieme, magistralmente istruiti nell'ambito bandistico, quindi il selezionato repertorio spazia dalle classiche hip hop internazionali di ogni età alle più conosciute musiche jazz. Sono bravissimi, ma noi l'abbiamo detto che a Notteggiando c'è soltanto musica di qualità. Musica di qualità, cibo di qualità, negozi di qualità. Noi effettivamente, come abbiamo detto all'inizio del nostro appuntamento, ogni venerdì documenteremo tutto quello che accade a Notteggiando qui ad Iglesias. Ci siamo fermati in Piazza Sella, uno spazio dedicato ai più piccoli. Però, caso strano, io non trovo più il mio collaboratore Simone. Ora, mi chiedo, probabilmente si è... Eccomi qua! Simone, che fine è? Ragazzi, io ve lo dico, io dove c'è divertimento, in questo caso era nella giostra dei bimbi, chiedo scusa. Infatti i bimbi sono un po' spaventati, un bimbo un po' cresciuto, un po' ingrassato. Sì, ma noi dobbiamo lavorare, tu non puoi va bene che Notteggiando è divertimento, però insomma noi dobbiamo essere anche professionali. Ragazzi, non lo metto in dubbio, ma guardate la giostra un attimo, non vi fa venire voglia di tornare bambini, fare un bel giro sulla mongolfiera? Io l'ho fatto, magari ne fare un altro dopo. Ti dirò di più, ci sono anche i giochi gonfiabili. Bellissimo! Io oggi tra mangiare, giocare, degustare... Ho detto tutto. Quindi Notteggiando è una festa, Simone. Bellissimo, ogni venerdì di luglio e agosto, se voi siete a casa e ci state guardando, peccato. Peccato perché noi ce lo godiamo. Tanto.
Devo dire che questo è uno dei momenti topici di Notteggiando qui ad Iglesias. Devo dire un qualcosa dal vivo veramente realistico. È l'occasione quindi per vedere tantissimi artisti che si cimentano nelle loro arti. In questo momento stiamo seguendo l'esibizione di Mr. Balloon, un giocoliere seguito e accompagnato da una tamburina. Sì, molto bravo oltretutto, devo dire. Qui noi passeggiamo lungo le vie, ci godiamo questo bellissimo spettacolo e andiamo a vedere quali sono le altre novità di questo venerdì. Sì, andiamo a vedere le altre attrazioni. Comunque ci faremo un bel giro e se questo venerdì ve lo siete persi, venerdì prossimo venite dal vivo perché potrete capitare sotto le nostre grinfie e non so se la cosa vi farà piacere o meno. Ma io penso di sì, Simone. Ci troviamo nella bellissima Via Cagliari, ovviamente sempre ad Iglesias per Notteggiando, e notteggiando è anche passeggiare, è anche rilassarsi, è anche vedere della bella gente che magari sorseggia un drink fresco, anche perché le temperature lo permettono. E poi c'è da dire che Iglesias è una città fantastica. Ma dobbiamo dire che è un piacere vedere anche queste attività commerciali che un po' si ripopolano e vivono. E diciamo che Notteggiando è, insieme ad altre iniziative, sicuramente uno strumento utile per risolvere il problema legato allo spopolamento dei centri storici e per combattere un po' questa crisi che sta coinvolgendo tutti i settori. Qua possiamo assistere a un altro punto musica allestito per Notteggiando. No, ma è eccezionale. Io sì, proporrei di inquadrare un attimino l'artista ed è un qualcosa di spettacolare perché all'interno di una via così suggestiva vedere un ragazzo che suona e canta, cioè perlomeno a me riempie il cuore. Una delle attrazioni di Notteggiando sono proprio i mercatini di Notteggiando e noi passeggiando nelle strade di Iglesias ci siamo fermati in una delle tante bancarelle presenti. Mi piacerebbe sapere da Monica, che è un'espositrice presente a questa edizione di Notteggiando, un parere sulla manifestazione e perché no anche magari descriverci il suo prodotto. Allora, per quanto riguarda Notteggiando, a me è sempre piaciuto e quest'anno in particolare lo trovo cresciuto, nel senso che comunque c'è più musica, c'è più movimento, nonostante nella nostra zona ci sia molta crisi, però questo è un momento utilizzato dagli iglesienti per uscire, per incontrarsi e non solo per incontrarsi ma anche per vedere quello che c'è in giro, le novità della nostra zona. Allora, io faccio i saponi, quindi parlo dei miei prodotti, uso possibilmente prodotti della nostra zona, totalmente naturali, cercando quindi di utilizzare e mandare avanti l'economia nostrana, non solo per una questione, scusate il gioco di parole, economico, ma anche perché abbiamo noi degli ottimi prodotti. A Notteggiando ci sono tante altre persone che mandano avanti l'economia e utilizzano le risorse, le immense e bellissime risorse che ci sono della nostra zona. Quindi possiamo sicuramente dire che attraverso il divertimento, il gioco, la musica, anche qua Notteggiando si lanciano dei messaggi sicuramente positivi, quindi abbiamo parlato di valorizzazione del centro e perché no anche riscoprire quelle che sono le nostre radici, quello che sono i prodotti naturali della terra. Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento e con l'augurio di rivederci i prossimi venerdì. Grazie a voi, a prossimi venerdì. Sì. No. Simone è giunta a mezzanotte. No, appunto, a mezzanotte. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. Metto un po' di tristezza perché mi ricorda Cenerentola che doveva tornare a casa. E poi a mezzanotte qua finisce il tutto. Però una cosa che mi rincuora è che venerdì prossimo tutta questa magia ritorna sempre qui ad Iglesias. Però devo dire che a mezzanotte però c'è ancora tanta gente. Tantissimo. Se cioè, fosse per me, io rimarrei ancora un'ora e mezza. Il nostro carissimo camera mi ha detto: io devo tornare a casa, ragazzi. Quindi cosa facciamo? Lo ringraziamo? Certo, ci mancherebbe. Quindi ringraziamo Ignazio Soddu alle riprese, io ringrazio te Simone Caldeo. Io ringrazio te Emanuela, mi ha fatto davvero piacere. Vi ricordo che potete vedere tutte le nostre puntate su www.livestream.com/CTV. Channel. Sei bravissimo. Ti sei ricordato tutta. Sì. E sono senza gobbo. Ci siamo dimenticati, però ringraziamo l'attività commerciale Nucleo presente in Piazza Martini per averci gentilmente concesso il collegamento a DSL. Quindi vi diamo appuntamento venerdì prossimo con tantissime altre novità, artisti, musica. Se posso permettermi, ci sarà venerdì prossimo una puntata più ricca, più succosa, perché non vorrei svelare nulla. Voi seguiteci da casa, ma il mio consiglio è venite qui a DSL.
Iglesias ogni venerdì di luglio e agosto. Ma tu sai già che degustazione ci sarà venerdì prossimo? Allora, io lo so in parte, lo vogliamo svelare? No. No. Diamo appuntamento a tutti quanti, così lo scopriremo tutti insieme. Buonanotte. Buonanotte.